Allora, prima di tutto il governo non si è reso conto che quando è stato dichiarato lo stato di emergenza noi già venivamo da 6 mesi senza lavorare, perché la stagione a Napoli, che non è Roma, quindi non ci basiamo su un turismo che dura 12 mesi all'anno, ma bensì è di 6 mesi, ok? Arriva lo stato di emergenza, giustamente è mondiale, non è soltanto italiano, ci sono le cancellazioni di tutto quello che era prenotato, ma noi veniamo da 6 mesi dove già non si lavorava, quindi partiamo con 6 mesi già di soldi che ci mantenevamo di tasca nostra. Allora, adesso la prima parte della stagione già era saltata completamente, perché quando parliamo di turismo bisogna stabilire, il turismo non è la persona che va a mare, va bene? Il turismo, soprattutto in Italia, sono la gente che dall'estero viene in Italia. Sentimento particolare quello che sta animando questo popolo che oggi si è riunito qui a Piazza Dante. Ecco, forse questa è la prima occasione da quando è iniziata questa falsemia che il popolo in maniera spontanea non ne può più delle storture di questo sistema e in maniera naturale si è riunito qua oggi pomeriggio per far capire al nostro governo che non è più possibile ignorare i diritti del 30% della cittadinanza. C'è la consapevolezza che le cure sanitarie esistono, non è possibile che in funzione di una falsa emergenza sanitaria si riducano gli spazi di libertà e di diritto di un'intera popolazione. Una emergenza creata quasi a tavolino, si può dire, perché l'RT sappiamo benissimo che non è un dato di riferimento scientifico, ma su quella base si determinano aperture o chiusure delle attività. Sono tutti indici creati di comodo per il sistema, difatti lo stesso sistema adesso sta revisionando l'indice di riferimento pensando di tenere come riferimento quello dei ricoveri, che sarebbe un indice sicuramente più attendibile, perché altrimenti se si fa sempre presente al contagio che è riferito ai tamponi, più aumentano i tamponi è naturale che aumenta anche il contagio, quindi un dato sicuramente falsato. No, invece è proprio una giornata di rabbia, perché io dopo l'ultimo accaduto di Capri, dove l'autista è risultato vaccinato con Johnson & Johnson un mese e mezzo fa, come dice la sorella, io pretendo che qualsiasi autista o pilota di qualsiasi mezzo pubblico o privato debba mettere scritto sul vetro del pullman, della metropolitana, dell'aereo, di qualsiasi cosa, che è stato vaccinato, perché io e né tantomeno i miei nipoti che usufruiscono di mezzi pubblici dobbiamo sapere se l'autista o il pilota è stato vaccinato, perché noi dobbiamo evitare quel mezzo in quel momento, perché è diventato pericoloso. Un green pass all'inverso? Un green pass all'inverso, e io lo pretendo, devo sapere se l'autista di un pullman o una metropolitana è stato vaccinato, perché a Capri poteva succedere un disastro. Anche Napoli sembra voglia di essere decisa ad alzare la testa, si ribella a questo status veramente insopportabile. Ma Napoli c'è sempre stata, e naturalmente quando tu vai in una città che vive di turismo e che sono 2 anni che viene distrutta a livello socio-economico, soprattutto nel comparto turismo, tu devi immaginare tutte le persone che stanno soffrendo economicamente, che non sono potute venire pur volendo venire, perché se rinunciano a quell'asporto in più, se rinunciano a quella commessa, a quella venita in più, chiudono, perché sono così, vedi, al limite del collasso economico. Napoli è sempre stata una soluzione al volo. Pacifica? Assolutamente sì. Ci vogliono 20 anni di militanza di strada e controinformazione.